Per Arte News Press, il giornale di Montesilvano e Dettagli TV, ci troviamo nella sala della provincia di Pescara per un importante convegno organizzato a COS Polizia di Pescara, uno dei sindacati della polizia maggiormente rappresentativi, con altre due sigle, REA, che è un istituto importante di criminologia, e la FIGEC, quella dei giornalisti, della stampa e della comunicazione e dell'editoria, nuovo sindacato della stampa. Un incontro importante dal titolo Parliamone sulla legalità. Sì, noi siamo qui orgogliosi di essere oggi qui a Pescara, in questa splendida location che è il Palazzo della Provincia, per parlare della legalità e affrontare i temi che abbracciano la legalità a 360 gradi, dai femminicidi al traffico di droga, ai problemi dell'abbandono scolastico, alla recrudescenza di alcuni fenomeni criminali che purtroppo abbracciano tutto il territorio nazionale. Quindi sarà un convegno, un momento di riflessione molto importante, anche in considerazione della presenza del sottosegretario al Ministero dell'Interno con delega alla Polizia di Stato, Nicola Molteni. La presenza del sottosegretario sta a testimoniare anche l'organizzazione qualificata e la presenza sul territorio del COISP, che è sempre più capillare e sempre più presente in favore comunque degli iscritti e dei coloro che fanno parte del corpo di polizia. Sì, noi, la nostra organizzazione sindacale, ecco, svolge anche una funzione sociale, quella di aprirsi alla società civile per analizzare i temi della sicurezza e della legalità, portando all'attenzione dei cittadini, anche del territorio pescarese, quelle che sono secondo noi le linee direttrici su cui muoversi per assicurare ai cittadini del nostro paese sempre una maggiore percezione di sicurezza. In un momento come quello attuale, in cui si parla di riforma del DDL intercettazioni, è molto importante puntare i riflettori appunto su questa riforma, per evitare che venga silenziato il diritto dei cittadini ad essere informati. Siamo pienamente d'accordo sulla necessità di un bilanciamento che eviti sensazionalismi, però non possiamo dimenticare che senza una adeguata informazione, appunto attraverso la conoscenza dei fatti contenuti all'interno dei documenti relativi alle eventuali indagini, significa assolutamente mettere il bavaglio alla stampa, ma soprattutto non avere rispetto per l'informazione, per l'opinione pubblica, che ha assolutamente la necessità di conoscere come viene gestito il nostro paese, la nostra amministrazione, e che cosa avviene nel corso di indagini che sappiamo spesso arrivano a conclusione soltanto dopo anni. La presenza in questo convegno organizzato a COS Polizia della FIGEC non è occasionale, proprio perché, nonostante sia il nuovo sindacato della stampa nato da poco, ha al suo interno proprio una commissione sulla legalità. Ab inizio. Sì, il nuovo sindacato dei giornalisti e di tutti gli operatori della comunicazione, dell'editoria, del mondo relativo a tutto il settore, ritiene assolutamente importante avere come faro un dipartimento legalità. Noi abbiamo affidato al collega Michele Albanese, che da quasi 10 anni vive sotto scorta, un collega calabrese minacciato dall''Ndrangheta, ma non possiamo dimenticare che all'interno della stessa commissione abbiamo validi colleghi come Giulio Francese, il figlio di Mario Francese, giornalista ucciso a Palermo dalla mafia, proprio perché ha condotto la sua vita e il suo lavoro al servizio dell'informazione, denunciando tutto il connubio tra mafia e apparati pubblici, proprio per dare
scoprire quelle che sono state un po' i mali che hanno portato ad immobilizzare il nostro paese con il cancro delle mafie. Giovanni Catitti, segretario provinciale Cospolizia, l'organizzatore di questo importante convegno con presenze tanto illustri. Sì, è un impegno che mi sono preso fin dall'inizio, perché anche una cosa molto importante parlare della legalità, e continuare sempre a parlare della legalità, sia la presenza di nomi illustri come il sottosegretario di Stato all'interno Lorenzo Molteni, come il mio segretario generale Pianese Domenico e tanti altri ospiti illustri, perché è un tema che deve essere sempre affrontato e continuato ancora a parlarne sempre di più. Io vorrei ringraziare il COISP, che è uno dei principali, più attenti e più sensibili sindacati di polizia, attento al tema della legalità, attento al tema della sicurezza, attento al tema della sicurezza delle forze di polizia, delle forze dell'ordine. Legalità vuol dire sicurezza, sicurezza vuol dire rispetto delle regole. Per questo governo la legalità e la sicurezza sono delle priorità. Sicurezza vuol dire tutela dei diritti, sicurezza vuol dire libertà, sicurezza vuol dire coesione sociale e convivenza civile. C'è un grande impegno da parte di questo governo a garantire sempre più alte soglie di sicurezza e di legalità. Ad esempio come? Difendendo i presidi di legalità e di sicurezza sui territori, potenziando gli organici delle forze di polizia. Noi abbiamo bisogno di rafforzare le dotazioni organiche, umane e fisiche delle forze dell'ordine. Si fa legalità diffondendo la cultura della legalità, in modo particolare tra le nuove generazioni. Quindi un momento per discuterne e un impegno da parte del governo per operare per garantire più legalità e più sicurezza ai territori e alle comunità locali. Nell'ultima legge di bilancio abbiamo stanziato oltre 100 milioni di euro all'anno per 10 anni per rafforzare gli organici delle forze di polizia. Da qui al 2030 abbiamo 40.000 poliziotti che vanno in pensione, quindi dovere della politica, dovere del governo, impegno del ministro Piantedosi è quello di rafforzare ulteriormente le dotazioni organiche delle forze dell'ordine. Solo avendo poliziotti preparati nelle condizioni di poter operare bene, con un alto grado di specializzazione e di professionalizzazione, noi possiamo garantire sicurezza ai cittadini. Da questo punto di vista io sono contento, perché lo dico sempre e lo ripeto anche in questa circostanza: la Polizia di Stato italiana è la migliore al mondo. Tocca alla politica mettere le forze di polizia nelle condizioni di poter operare bene per garantire la sicurezza dei cittadini. Sicurezza vuol dire anche sicurezza urbana. Stiamo lavorando a una riforma della polizia locale che secondo me è indispensabile per garantire quel concetto di sicurezza urbana integrata, partecipata, di collaborazione e di cooperazione tra le forze di polizia nazionali e locali, per garantire anche ai sindaci e alle amministrazioni locali quel giusto livello di sicurezza. Sottosegretario, quanto è importante la percezione di sicurezza nei cittadini? Ma è importante la percezione di sicurezza, ma è importante garantire quella sicurezza reale. Oggi noi abbiamo dei fenomeni per cui la criminalità e la delittuosità, gli indici di delittuosità dicono che alcuni crimini diminuiscono, ma c'è una percezione di insicurezza legata soprattutto a nuovi fenomeni di allarme sociale. Pensiamo al tema dello spaccio, pensiamo al tema dell'immigrazione illegale, pensiamo al tema della mala movida, pensiamo al tema delle baby gang o delle devianze giovanili. Questo governo sta mettendo mano anche a tutti questi fattori che generano insicurezza tra i cittadini. Diciamo che è finita una stagione, che è la stagione dei tagli alle forze di polizia, delle chiusure dei presidi di sicurezza. Si è aperta una nuova stagione con questo governo, che è quella dell'apertura di nuovi presidi di sicurezza e di legalità sul territorio, di rafforzamento e implementazione delle forze dell'ordine. Da questo punto di vista devo dire che il lavoro e l'opera dei sindacati, il COISP in modo particolare, è assolutamente importante e di stimolo nei confronti della politica. Per questo governo la legalità e la sicurezza sono la priorità, perché sicurezza vuol dire attrarre capitale, attrarre investimenti. In questo momento il nostro paese è all'avanguardia da questo punto di vista. Voglio ringraziare il prefetto, il questore, i rappresentanti delle autorità locali di pubblica sicurezza, i carabinieri, la guardia di finanza, i sindaci, le amministrazioni locali, le polizie locali, per mantenere un livello di sicurezza idoneo, adatto e adeguato a una realtà importante come questa. A Pescara, in questo territorio, ma non solo in questo territorio, a partire da luglio arriveranno i rinforzi estivi che noi mettiamo ogni anno sulle località turistiche. Arriveranno nuove assunzioni di polizia per rafforzare gli organici delle forze dell'ordine. Abbiamo avuto una stagione che è stata la stagione dei tagli alle forze di polizia, dove si è fatta macelleria sociale sulle forze dell'ordine. La sicurezza non può essere considerata un costo, ma la sicurezza è un investimento e una risorsa, e questo governo lo vuole confermare anche con la mia presenza qua oggi.